italiane hanno vissuto un'impennata di questo tipo. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gibbe, buongiorno, benvenuto ad Agora Estate. Buongiorno Roberto, buongiorno. Partiamo da questi dati, che ci dicono cosa? Voi che li analizzate? Ma i dati ci dicono sostanzialmente che dopo 15 settimane consecutive di riduzione del numero dei nuovi casi settimanali, nell'ultima da noi esaminata, quella che va dal 30 giugno al 6 luglio, si è evidenziata un'inversione di tendenza. È ovvio che si tratta in questo momento di numeri molto piccoli, un incremento del 5%, che però di fatto viene confermato nei due giorni successivi e nei giorni successivi a quello, cioè l'impatto della variante Delta, così come è accaduto in altri paesi europei, comincia a farsi sentire anche in Italia. Qual è l'elemento, diciamo, di non preoccupazione? Che si tratta di contagi che in questo momento non stanno determinando un impatto sui servizi ospedalieri, dove noi abbiamo un unico vulnus, quello di avere una percentuale di over 60 ancora non vaccinati, non prenotati, e una quota più rilevante che non ha effettuato la seconda dose, che come sappiamo nei confronti della variante Delta è quella che permette di proteggere completamente. Quindi dobbiamo tenere sotto controllo un po' quella che è la curva dei contagi, ovviamente assumere dei comportamenti responsabili, perché sappiamo che questi sono quelli che ci permettono, diciamo, di avere un'arma in più nei confronti della risalita del contagio. Ecco, ha detto campagna vaccinale, c'è il temuto rallentamento legato a un arrivo di dosi inferiore rispetto a quello previsto e a quello dei mesi precedenti? Ma guardi, in questo momento i problemi della campagna vaccinale sono due. Uno, quello della disponibilità di dosi, che è dovuta a due aspetti. Il primo, a una consegna di un numero di dosi inferiore rispetto all'atteso. Ecco, volendo essere, diciamo, analitici, noi abbiamo ricevuto quasi 14 milioni in meno di dosi nel primo trimestre e 15 milioni nel secondo semestre. Quindi il numero di dosi ridotte fa ovviamente la sua parte. Poi c'è un'irregolarità delle aziende produttrici nella consegna, a Pfizer a parte, che fa sì, diciamo, che la programmazione delle regioni non può essere adeguata, e di fatto c'è il terzo problema, che i vaccini a vettore adenovirale, mi riferisco ovviamente ad AstraZeneca, Johnson & Johnson, non riescono a essere somministrati con la velocità dei vaccini mRNA. Ecco, le dico che per i vaccini mRNA siamo al 98-99% dei vaccini somministrati, dei vaccini consegnati, quindi somministrati, per AstraZeneca siamo all'80% e per Johnson & Johnson al 55%. Quindi sono diverse le dinamiche che hanno fatto sì che nelle ultime settimane abbiamo avuto un leggero rallentamento della campagna vaccinale. C'è un ultimo elemento molto importante in questo momento: stiamo facendo prevalentemente prime e seconde dosi, cioè il numero di prime dosi nelle ultime tre settimane si è ridotto di circa il 50%, perché proprio per quei motivi di disponibilità di vaccini e di rifiuto selettivo da parte degli over 60 di AstraZeneca e Johnson & Johnson, di fatto il numero di prime dosi è sceso in maniera importante. Senta Cartabellotta, leggevo stamane dal fondo del professor Ricolfi che dice: guardate che la campagna vaccinale non ha un grande impatto sulla diffusione del contagio. Spagna, Portogallo, Danimarca, Israele sono molto avanti, anche più avanti rispetto all'Italia, però vedono crescere i contagi. È così? Ce li interpreta questi numeri che al solito vanno, come dire, decrittati, perché possono dire tutto e nulla? Ma guardi, noi dagli studi registrativi abbiamo avuto l'evidenza scientifica che la vaccinazione protegge dalla malattia severa, dall'ospedalizzazione e dalla morte. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che chi è vaccinato ha una ridotta probabilità di contagiarsi di circa l'80%, o di andare in terapia intensiva in ospedale intorno al 90% e di morire del 95%. Quindi è evidente che il vaccino rispetto all'ospedalizzazione e al decesso è meno efficace sulla probabilità di contagio. Poi quanto la variante Delta abbia in qualche maniera ridotto questa probabilità di copertura lo scopriremo nelle prossime settimane, perché i dati di Israele, seppur preliminari, qualche piccola preoccupazione la destano rispetto a quello che è la ridotta copertura vaccinale nei confronti di chi, nei confronti dell'infezione. Ma ripeto, si tratta ancora di dati preliminari, per cui è molto difficile esprimere dei giudizi definitivi. Rispetto alla campagna vaccinale torna un tema che è quella della vaccinazione obbligatoria in un settore in particolare, ne discutiamo da giorni, che è quello della scuola. Ieri Sara ha parlato il ministro. Ieri ha parlato il ministro Roberto a Repubblica delle Idee, il ministro Bianchi.